Vado. Allora, dai nostri inviati, la RAI racconta la mostra del cinema di Venezia, giunge al quarto capitolo. Quest'anno abbiamo portato alla mostra il periodo 1980-1989, che è il momento in cui alla mostra del cinema tornano i premi, dopo che nel 68 vennero sconfitti e tolti dalla contestazione e per un decennio non vennero assegnati. La mostra è diventata solamente una rassegna culturale. E negli anni 80 sono caratterizzati anche da un'altra questione tecnica della televisione e non solo, anche del cinema, cioè si abbandona la pellicola in favore del nastro magnetico, per cui le immagini forse diventano meno eterne rispetto alla pellicola, la RAI aumenta le ore di trasmissione e i minuti nei notiziari dedicati alla mostra proprio per il ritorno della competizione e quindi in questo coacervo, insomma, in queste ore entrano personaggi anche che col cinema c'entrano poco o niente. E il documentario racconta questo, quindi noi raccontiamo non solo la mostra del cinema, ma prendiamo la mostra del cinema come un luogo simbolico della storia, del mondo che cambia, della società, delle tendenze, delle mode, dei personaggi, dei divi che pian piano arrivano alla mostra. Per esempio, ritorna alla mostra il grande cinema americano. Non dire altro di soltanto che il venerdì 30 agosto alle 21.30 va in onda su Rai Storia. E tutti i martedì alle 22.30 in replica.